E alla fine ci si è fatta. Sono arrivate le elezioni, il famigerato 4 marzo, che era un po' tutto, aspettare il 4 marzo, prima qualsiasi cosa uno chiedesse rispondeva aspettare il 4 marzo, manca poco, non lo so, uno andava, scusi ma quanto lo fa un chilo di scottone? Comunque 4 marzo è arrivato, io ho preso un po' di tempo per fare delle ponderate riflessioni, analisi sul voto. Diciamo che è girata molto la vignetta di Altan, amatissima del 2001, poteva andare peggio? No, disastro annunciato. D'altra parte la legge elettorale era fatta proprio per questo, insomma, no? Il bagno di sangue, no? C'è da dire che se uno, diciamo, dividesse, no? Parti dal centro e vai e guardi verso sinistra, ok? In direzione verso sinistra. C'erano bene o male una serie di tentativi diversi. Il messaggio dell'elettorato, che è stato un messaggio chiaro, devo dire, non è stato un messaggio allusivo, criptico, vago, è stato un messaggio chiaro, e il messaggio era fondamentalmente: qualsiasi cosa stiate cercando di fare in quella parte lì è sbagliata e la state facendo malissimo. Il risultato mi sembra che sia abbastanza chiaro. Poi, come al solito, insomma, ognuno le cose poi le metabolizza come gli viene meglio, insomma. No, per esempio Renzi, con l'eleganza, diciamo, che lo contraddistingue, ha prima dato la colpa a tutti, non ultimi gli elettori, cioè è colpa vostra, che effettivamente c'è poco da dire, cioè se il PD ha preso meno della metà di quanto aveva preso alle europee è perché l'hanno votato la metà delle persone. E poi si è dimesso dal segretario del PD, lasciando una specie di piccolo clone di se stesso in attesa di poter lavorare su questo 19%, che ancora, diciamo, è dimezzabile, insomma, no? 19% si può dividere a metà, insomma, non devi sapere le frazioni, ma insomma le può dividere. Andando più verso sinistra, le reazioni sono state: continuiamo a andare avanti, indietro non si torna. Entrambe le due formazioni, Potere al Popolo e Liberi Uguali, hanno un'aspirazione costituente, e sono due aspirazioni costituenti diverse. Entrambe andranno avanti e si vedrà, insomma. Si vedrà, perché la realtà è che tanto poi a sinistra uno non ce la fa mai a dire no, basta, lascio fare. No, invece risuonano sempre le parole di Freddie Mercury: noi continueremo a provarci, innuendo, no, le dure insinuazioni, noi continueremo a provarci, andare avanti, ed è quello che faremo, insomma. Continueremo a cercare un'alternativa a sto sistema che funzionicchia nel giusto, mi riferisco al capitalismo, continueremo a provarci e a vedere di costruire davvero un'alternativa in questo paese, quantomeno fino a venerdì pomeriggio.